a tutti, eccomi come promesso con la Books Review del lunedì. Questa non sarà una recensione particolarmente lunga e prolissa, perché sto parlando di un manuale che si chiama Come semplificarsi la vita di Denise Katz, uscito nel 1990 per Sperling & Cooper. Vedendo che è datato quasi 30 anni fa, comunque noterete che in questo manuale, che praticamente è una sorta di manuale per organizzarsi meglio la vita, che sia per una questione di ordine in casa, come sistemare l'armadio, come sistemare la cucina, la mobilia che serve, le cose che servono per le emergenze che magari non saltano sempre alla mente al momento del bisogno, è un po' datata e quindi sicuramente alcune informazioni non saranno traslabili nella vita quotidiana di una persona del 2019, ma in ogni caso l'ho trovato per alcuni versi assolutamente utile. Se sentite miagolare, Batilda, perché oggi ho portato Bina a far sterilizzare e quindi a KO e chiaramente Batilda sente la sua mancanza. Da quando sono andata a vivere da sola mi sono resa conto di alcune cose che avevo dato un po' per scontate e che faccio fatica a gestire, nonostante io sia una persona molto organizzata e non riesca a vivere senza la mia agenda sul quale annoto tutti i miei appuntamenti, tutte le mie cose, traccio qualunque cosa come una sorta di bullet journal. Nonostante questo, appunto, alcune cose le ho sempre tralasciate e date un po' per scontate. Con questo libro mi sono resa conto di alcune cose che erano organizzate male, magari in cucina, per esempio la posizione degli stracci piuttosto che dello Scottex, oppure in bagno che mancavano dei contenitori per determinati oggetti, l'armadio che magari contiene dei vestiti che dovrei dar via ma che non ho mai il coraggio di dar via. Gli ho dato una scorsa veloce sotto alcuni passaggi, come per esempio l'organizzazione dei viaggi, perché in questo momento non ho l'esigenza di organizzare un viaggio. Ci sono anche capitoli per esempio per le emergenze, quindi il pronto soccorso, corso, cosa fare in caso di ricovero in ospedale, cose che al momento fortunatamente non mi riguardano. Ho dato quasi più importanza ai primi capitoli che parlano dell'organizzazione delle finanze, della scrivania e dei propri appuntamenti, dell'organizzazione di eventi, che quello mi serve per il mio lavoro ma anche nella vita quotidiana sociale, l'organizzazione della cucina, la spesa, come organizzare la spesa quando si va a farla, perché a volte mi manda un po' in crisi, mi dimentico cosa devo comprare. Ripeto, molto utile, soprattutto se siete persone poco organizzate in generale. L'ho trovato utile personalmente perché, nonostante sia una persona che si segna tutto, è molto precisa e schematica, ma questo da sempre per qualunque cosa, noto che qua ci sono dei trucchetti, diciamo, che possono servire sempre a tutti, anche a una persona appunto schematica come me. Quindi questo libro lo consiglio per chi come me sta vivendo l'esperienza dell'indipendenza, di vivere da sola, quindi appunto con delle spese da gestire, delle dinamiche domestiche da gestire in autonomia, ma anche per persone che forse hanno l'intenzione di andare a vivere da sole in modo da arrivare preparati all'evento. Per le famiglie potrebbe essere assolutamente utilissimo. Io l'ho trovato utile, lo terrò sicuramente da conto vicino a me in modo che all'occorrenza lo possa usare. Devo dire che non leggevo un manuale, quello di cui vi sto per parlare non era un vero e proprio manuale, ma più un manuale humor, era da Come vivere con un gatto nevrotico di Stephen Baker, che avevo letto 2 anni fa, mi pare. Mi sono appassionata alla modalità del manuale e mi piacerebbe essere interessata a trovarne altri, magari su altri argomenti. È una fonte di spunti per varie dinamiche che potrebbero interessarmi. Mi piacerebbe trovare per esempio un manuale di make-up, perché non sono molto ferrata in argomento, e mi piacerebbe trovarne uno aggiornato in modo da abituarmi a truccarmi in un certo modo, perché è vero che non sono un'abitudine del trucco, come ho già detto altre volte, però mi piacerebbe avere un aspetto più curato in generale. Non lo so, mi piace la modalità del manuale, mi piacerebbe leggerne altri. Se avete dei consigli, fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Non sono sicura se è ancora in commercio, perché io l'ho trovato all'usato, o forse mi è stato addirittura regalato durante uno svuotamento di libreria da parte di qualcuno. Magari troverete una versione aggiornata sempre della stessa autrice, nel caso ve la linko qua sotto in modo che la possiate acquistare. Nell'info box come sempre troverete tutte le info utili per ritrovare l'autrice, la casa editrice e la colonna sonora di questo video. Un annuncio importante in chiusura a questo video, che appunto sarà più corto di altri, quindi ne approfitto adesso. Su Amazon, se cercherete Giorgia Caterino, verrà fuori una lista dei desideri. Questa non è una richiesta di farmi dei
legali nella maniera più assoluta. Però per voi follower, che siete anche abbastanza tra Instagram, Facebook e YouTube, non tantissimi ma comunque abbastanza, contando che non sono famosa a livelli Chiara Ferragni e cose del genere, in questa lista ci sono anche dei libri che interessano a voi. Se vorrete fare questo piccolo pensiero per me, sicuramente avranno la priorità sulle recensioni e sulle letture che andrò a fare nei prossimi giorni. Questo era un annuncio generale, magari, non lo so, avrete occasione e piacere di farmi un piccolo regalo. In generale, grazie per il sostegno che mi state dando, che ultimamente sta crescendo e ne sono molto contenta. Mi dispiace di non essere assidua come vorrei sui vari social, però in questo momento il canale non ha la priorità. Ci sarà probabilmente più avanti un momento in cui sarò più assidua, magari in estate, quando avrò più tempo per fare queste cose. In ogni caso, grazie, grazie davvero per il sostegno. Ci vediamo alla prossima recensione o comunque al prossimo video. Ciao!